Ciao ragazzi, sono Gibri e bentornati sul mio canale. Recentemente mi è stato proposto di recensire un corto che purtroppo ora non si trova ancora online, ma che sta acquisendo tantissimi consensi per i vari festival e che soprattutto tratta di una tematica troppo importante e a cui va dato spazio. Come sapete, il mio canale ormai è basato sulla fantasia, o almeno su quello che io definisco pararealtà, qualcosa tra il reale e il surreale. A volte parliamo di teorie inquietanti, di horror, ma purtroppo a volte la realtà è di gran lunga peggiore dell'immaginazione. Infatti è iniziato tutto da una storia vera. Niccolò Ciatti, un ragazzo giovane e pieno di vita, massacrato di botte in una discoteca in Spagna nel 2017 da tre criminali, 2 ore a piede libero. E senza che nessuno dei presenti intervenisse. Nessuno. Girano dei video di questa orribile scena dove un sacco di persone sono rimaste lì a guardare senza fare nulla. I due buttafuori erano assenti e dopo che il corpo è stato portato via, il DJ ha incitato la gente a continuare a ballare come se niente fosse successo sulla stessa chiazza di sangue, nello stesso posto in cui 2 minuti prima era morto un ragazzo. Questo fatto ha colpito profondamente Maria Laura Moraci, che ha deciso di dedicare un corto a Nicolò, che parla appunto dell'indifferenza, Eyes. Maria è una giovane regista, ma più in generale un'artista, essendo anche un'attrice, una ballerina e non di meno una sportiva, che seppur giovane ha già intrapreso diversi progetti in quest'ambito e ha molto a cuore il tema della violenza sulle donne. Questo corto che lei ha fatto è davvero incredibile perché tutti gli attori recitano ad occhi chiusi. Sulle palpebre infatti sono stati dipinti degli occhi che danno molto bene l'idea del concetto che si vuole esprimere. Queste persone pensano di vivere normalmente, ma in realtà le cose importanti che dovrebbero davvero vedere non le vedono. Percepiscono volutamente solo quello che capita direttamente a loro, fregandosene di ciò che li attorna. Infatti, da un lato gli attori si comportano in maniera apparentemente normale, ma è una normalità che infastidisce. Infatti viene posta l'accento su alcuni comportamenti sgradevoli ed egoisti che hanno uno nei confronti dell'altro, ma che se ci pensiamo bene ritraggono una normalissima situazione, anche quotidiana, che ognuno di noi potrebbe vivere e che noi accettiamo come normale soprattutto. Questa situazione fastidiosa che i personaggi radunati ad una fermata dell'autobus ci preparano viene interrotta, ma oserei dire coronata, da un urlo straziante di una donna che rompe questo silenzio così ipocrita e al contempo assordante. Peccato che in un primo momento queste persone non sembrino disturbate. Veniamo così lasciati in una situazione di gelo, con questo urlo così straziante che sembra venirci da dentro. Ma quando ormai pensiamo al peggio, assistiamo invece ad un finale che forse ci darà speranza. A mio parere è stata geniale la rappresentazione di questa violenza tramite un grido e le facce indifferenti delle persone che, pur sentendo, avendo la possibilità di vedere, non lo fanno, scelgono di non guardare. Ed è così che molte volte le vittime sono accolte o dimenticate dalla società. Se la critica ha speso solo belle parole per quanto riguarda recitazione e tecnica, ho letto invece pareri un pochino discordanti per quanto riguarda la scelta di disegnare degli occhi finti agli attori, perché secondo alcuni sarebbe stato troppo didascalico. In un certo senso posso anche capire che questa scelta possa sembrare scontata, ma in realtà il tutto ha avuto un effetto davvero inquietante e vacuo. Grazie a questa scelta infatti gli sguardi appaiono vuoti, assomigliano a delle maschere senza espressione, interesse per nulla. Sembrano quasi marionette sorridenti uscite da un film horror che, letto tra le righe, è come se fosse un'anticipazione di ciò a cui staremmo per assistere. Purtroppo, come vi dicevo, il corto non è ancora disponibile online, ma valeva davvero la pena spendere 2 parole per parlarvene e per parlare in generale di questa situazione e di questo argomento. Vi lascerò comunque in descrizione il link per vedere il trailer e spero in generale che vi venga data la possibilità di vedere questo corto il prima possibile. Aggiungo infine una considerazione.
Purtroppo si ha maggiore probabilità di essere aiutati quando ci sono meno persone ad assistere a qualcosa, perché queste si sentono più responsabilizzate. Quando invece vi è un grande gruppo, si ha l'errata convinzione che se una persona è in pericolo, qualcun altro interverrà per aiutarla, qualcun altro invece che noi. Purtroppo però non è sempre così e molte volte nessuno aiuterà quella persona in pericolo. Per cui bisogna sempre fare qualcosa per aiutare chi si trova in difficoltà.